intervenute e al nostro relatore, dottor Antonio Carta, che oggi è qui con noi per illustrarci delle opportunità di finanziamento che intendono favorire la nascita di nuove imprese di carattere femminile oppure fornire un sostegno concreto alle imprese che già operano nel nostro territorio. Dal punto di vista strutturale, ci sono fondi disponibili in questo momento per avviare o per sviluppare imprese femminili, o meglio, o anche a maggioranza di partecipazione femminile. Quindi il Comune, nell'ambito di un progetto un po' più ampio di riqualificazione economica, ha pensato di presentare queste proposte alle persone che possono essere interessate, quindi fondamentalmente donne che, o società a maggioranza di donne che intendono avviare un'iniziativa economica di qualsiasi tipo. I settori coinvolti sono quasi tutti, dal turismo ai servizi al commercio, quindi anche la vocazione che si sta dando il Comune di Birchidda potrebbe essere tranquillamente centrata da questi fondi. I finanziamenti sono fortissimi perché raggiungono margini di contribuzione elevata e soprattutto danno garanzie alle imprese. Quindi tutto questo si può tradurre tranquillamente subito in manifestazioni di nuove iniziative e rivitalizzazione del tessuto economico. Sicuramente in un momento difficile come questo, incontri che danno nuove opportunità e nuove possibilità di sviluppo alle imprese non possono che far bene, che essere positivi. Aiutano a stimolare la fantasia imprenditoriale, sicuramente a creare nuove attività, nuovo benessere, anche nuove imprese. In un periodo di grave difficoltà economico-sociale dovuta in primo luogo al Covid e alle problematiche di carattere sanitario della pandemia, si aggiunge ora anche il rincaro prezzi e la recessione economica oltre ai fatti di geopolitica internazionale. L'amministrazione comunale intende promuovere in ogni forma e con ogni mezzo lo sviluppo locale a partire dalle grandi opportunità di finanziamento che ci arrivano dal governo Draghi e quindi dal piano di rilancio. Ed è proprio nel solco delle risorse del PNRR che la serata di oggi si colloca come iniziativa di promozione di nuove iniziative imprenditoriali di genere femminile. Intendiamo promuovere l'imprenditorialità femminile considerate le agevolazioni e i contributi a fondo perduto che risultano essere oggi molto vantaggiosi e che sono per noi una boccata d'ossigeno. Confidiamo che occasioni di animazione territoriale come questa possano favorire la nascita di nuove imprese e quindi siamo qui ad incontrare i nostri concittadini e in primo luogo le nostre concittadine.